Siamo qui per fare il breakdown di come è stato realizzato il video di Alleluia con Shiva e Sfera Ebbasta. Grazie a me, grazie a Dio, alleluia. Mio fra corre quando vede la pattuglia. La mia testa vola sulla luna. Questo video mi è stato commissionato da Leonardo in Arte Leon Vende, che sarebbe appunto il manager di Shiva. Non mi erano state date particolari linee guida rispetto invece al trailer. Ho cercato semplicemente di immaginare, visto il poco tempo, delle cose diciamo fattibili a livello di realizzazione e con un alto impatto visivo, e quindi ho creato nel mio immaginario questa sorta di continuo inseguimento, riprendendo un po' le parole che loro dicono all'interno della loro canzone, che scappano dalla pattuglia. Ovviamente farli scappare da una semplice pattuglia era una cosa un pochino scontata, e quindi abbiamo deciso di farli scappare da una pattuglia in volo, in questo caso, cioè da un elicottero. Il video l'abbiamo girato in tre location diverse, una all'interno di un capannone barra garage con tre auto, e in un'altra location proprio nel quartiere di Shiva a Corsico. E invece nella terza abbiamo girato solamente i camera car o comunque le riprese in macchina, che era una location un pochino fuori Milano, dove abbiamo avuto la possibilità di girare con la macchina e niente, di divertirci. Se fatta l'una, ne faccio una talmente grossa che sembra un bazooka. Cioccolano al collo, porta fortuna, ma non aspetto che il cielo mi aiuta. La cosa figa di questo video è che secondo me è un video molto street, ma con una pasta e un mood da grande videoclip. La cosa figa di questi due video è che sono stati prodotti dalla discografica, dalla società, dell'etichetta proprio di Shiva, che aveva diciamo i suoi producer e ha prodotto, quindi ha curato tutta quanta l'organizzazione di questi video, il che è stato abbastanza inusuale. Penso che sia uno dei primi rapper a produrre anche i suoi video. Ho già lavorato magari con altri artisti che facevano questa cosa qui, però penso sia uno dei primi insieme a altri due o tre nell'ambiente italiano, e secondo me è una cosa veramente veramente figa vedere un rapper che si autoproduce i video, o comunque l'etichetta discografica di un rapper che si autoproduce i video. Le location, appunto, vi ho detto, sono state tre. La prima era quella street, dove sono stati tutti quanti abbinati con vestiti rossi o neri, a ricordare appunto il colore rosso, che è il colore di Shiva, che abbiamo utilizzato anche nel trailer. E le altre due, abbiamo detto, una location per i camera car per strada e l'altra questo capannone gigante con queste tre auto, che secondo me ha spaccato veramente tanto. L'idea iniziale di questo video era di renderlo ricco già di sé a livello produttivo, senza andare poi a fare tanti ritocchi in post-produzione, tanti effetti, tante cose. Però ovviamente durante l'editing sono venute fuori nuove idee, come per esempio quella lì dei palazzi con la scritta Santana, oppure proprio lo stesso Shiva è venuto in mente di fare una scena dove dentro il suo apparecchio c'era scritto tipo Shiva dorato, che secondo me spaccava un una po'. Troia come le altre, però l'ho fatta sentire importante. Il Lamborghini camo, in giro sanno che è il capo. Sì, la notte fa freddo in quartiere a Milano, per quello ce ne andiamo. I tempi per questo video qui sono stati abbastanza corti, infatti abbiamo utilizzato tantissime figure professionali diverse per quanto riguarda VFX, mentre per quanto riguarda l'editing è stato fatto da me insieme a un altro ragazzo che si chiama Davide, appunto perché c'erano due video da montare, uno era il trailer e uno era il video, e quindi non riuscivo a stare al passo con tutti e due. Devo dire che mi è piaciuto un botto lavorare con Sfera, ci ho già lavorato un sacco di volte, ma anche con Shiva, perché diciamo il suo immaginario è molto crudo, il suo immaginario è molto rap, diciamo street, ed era da un po' di tempo che non facevo una cosa del genere, e quindi mi è piaciuto un botto diciamo ritornare a fare video diciamo un po' più street, però ovviamente cercando di tenere la qualità di un video girato insomma in altre condizioni. Tutti la lingua lunga. Se fatta l'una, ne faccio una talmente grossa che sembra un bazooka. Cioccolano al collo. È stato molto divertente comunque farlo, perché mi sono trovato benissimo con tutto il management e tutte le persone intorno a loro, e soprattutto c'era penso la voglia di tutti quanti di spaccare su questo video qui, visto che era secondo tutti una traccia molto forte e anche abbastanza rilevante, perché comunque insomma Sfera e Shiva insieme sappiamo che sarebbe stata una hit. Una cosa molto figa secondo me
che purtroppo si è vista poco nel video, è stata l'inserimento di un braccio 360 intorno alla macchina che permetteva appunto alla camera di ruotare intorno a tutto il perimetro dell'auto e far vedere le comparse nel back che sparavano a questo elicottero che seguiva costantemente Shiva e Sfera. Mentre invece è stato molto figo anche girare la transizione all'interno del vetro della macchina successivamente dopo gli spari, perché è stato abbastanza interessante. Ci abbiamo messo un pochino a farla sicuramente, però è stata interessante perché abbiamo utilizzato un crane che dall'esterno è entrato completamente dentro la macchina fino ad arrivare allo specchietto. Per fare quella scena abbiamo utilizzato due cut, uno che arriva fino al vetro dell'auto e l'altro che arriva fino allo specchietto, e li abbiamo uniti poi con una transizione. Quella scena è stata ispirata a Top Boy, però fa niente, insomma, è stata ispirata a quello, mi piaceva molto e l'ho voluta riportare una chiave alternativa su questo video qui. Una cosa divertente da dire su quella scena lì è che è stata utilizzata una controfigura per quanto riguarda Sfera, perché avendola girata di notte tarda non avevamo più a disposizione Sfera e abbiamo utilizzato un altro ragazzo vestito esattamente nello stesso modo di Sfera, e quindi di spalle ovviamente non si capisce molto, ve lo sto svelando io adesso, però è stato divertente anche per quello, è stato divertente utilizzare un'altra persona.